Salve amici concittadini di Bracigliano e chi ci sta in ascolto in questo momento su questa diretta Facebook. Siamo così giunti a fine anno, a fine 2021, ed è giusto che sia il tema di un bilancio e dei resoconti fatti in quest'anno da questa civica amministrazione. È bene precisare che anche quest'anno è stato caratterizzato da questo Covid, da questo male invisibile che ci sta attanagliando ormai da circa 2 anni, e nonostante questa pandemia, nonostante questo problema di emergenza sanitaria, l'amministrazione comunale non ha fermato le sue attività di programmazione e di concretizzazione del programma posto in essere ad inizio mandato. Un grazie particolare agli amministratori che mi hanno supportato in questi anni, ma in questo periodo particolare, ai dipendenti pubblici che nonostante il numero ridotto, infatti vi è carenza di personale, hanno dato tutto il loro supporto affinché si potessero dare risposta ai cittadini, non solo per quanto riguarda i servizi essenziali, ma soprattutto per programmazione, per investimenti, per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio. Quindi a conclusione di questo anno, come dicevo, mi sembra giusto e doveroso elencare le attività iniziali, o meglio le attività principali che sono state poste in essere per lo sviluppo del nostro territorio. E in primo luogo è giusto ricordare che all'inizio dell'anno 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, è stato riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura l'IGP della ciliegia di Bracigliano e ne tenere l'iter finale presso la Commissione Europea, e ci auguriamo a breve il marchio definitivamente sarà concesso per questo territorio di Bracigliano, ma l'areale comprende ben 14 comuni, 10 della provincia di Salerno e 4 della provincia di Avellino. Un riconoscimento che da anni veniva richiesto dai nostri concittadini, dai nostri agricoltori, e possiamo dirlo con grande soddisfazione che questo risultato è giunto a termine in quest'anno. Non, ovviamente con le difficoltà l'esecutivo non è stato fermo, siamo stati bravi ad intercettare, come dicevo prima, anche con la carenza di personale, tutta una serie di finanziamenti, e mi riferisco soprattutto al dissesto idrogeologico, alla messa in sicurezza dei nostri territori che, come ben sapete, sono stati colpiti dall'alluvione del 98, e mi riferisco al recupero di una somma di circa 10 milioni di euro per il monte, per la località Travolare, per appunto la mitigazione del rischio sismico. In questo sono in corso la gara per la progettazione, individuazione dei tecnici che dovranno poi fornire la progettazione e poi subito successivamente l'appalto dei lavori. Sempre in questo settore ricordiamo il Monte Piesco, finanziato per circa 2 milioni e mezzo di euro, e il Vallone Piesco, quindi la messa in sicurezza di questo versante che darà garanzia al abitato a valle, ma soprattutto anche la strada che corre in collegamento Bracigliano-Forino. Un altro importante appalto è stato concluso, a giorni inizieranno i lavori, e riguarda la cosiddetta messa in sicurezza della strada Bracigliano-Siano-Castel-San Giorgio, che appunto vede la messa in sicurezza di questa strada che parte da Bracigliano, dalla località Salta, e raggiunge fino all'autostrada di Castel-San Giorgio. Ricordo che le strade interessate per il comune di Bracigliano sono via Padre Teofilo Giordano, via Carlo Pisacane, via Salvatore De Angelis, via Dante Alighieri, via Damiano Chiesa e via Vescovo Capaccio. Quindi più sicurezza sulla viabilità stradale. Un finanziamento di circa 3 milioni di euro ottenuto grazie a una progettazione dove il comune di Bracigliano è capofila e finanziato dalla regione Campania.
è stato appaltato ed in corso di ultimazione i lavori di sistemazione del cortile del Palazzo De Simone, è stato appaltato ed sono in corso i lavori per la realizzazione sempre all'interno del Palazzo De Simone del Museo della Città Contadina e della Galleria Musicale, opera finanziata attraverso il segnata ai nostri studenti proprio all'inizio dell'anno scolastico ed è la scuola media Ancrisani che da anni necessitava di messa in sicurezza. Come sapete sono stati realizzati lavori di adeguamento sismico più migliorie dal punto di vista tecnologico, un'opera bellissima, come dicevo, consegnata ai nostri studenti all'inizio dell'anno scolastico. A questo non dimentichiamo che anche la palestra è interessata, sono stati già appaltati i lavori, la palestra ha messo i lavori per la sistemazione, quindi c'è stata eseguita l'impermeabilizzazione della copertura, gli intonaci esterni, saranno sostituiti gli infissi, pitturazioni, diciamo, energetico. Un altro investimento sempre per la scuola, perché abbiamo dato priorità alle scuole, riguarda appunto la scuola Manzi, dove abbiamo chiesto ed ottenuto un finanziamento per la progettazione per l'adeguamento sismico della struttura, progetto già realizzato e approvato e prossimo a essere candidato per il finanziamento. Il Micronito, un nostro fiore all'occhiello che qualche anno fa siamo riusciti a mettere a renderlo fattivo alla frazione San Nazario, dove partimmo da 9 bambini, oggi siamo 23 bambini che dai 0 ai 3 anni possono usufruire di questa struttura e abbiamo avuto un finanziamento di circa 1.600.000 euro per una realizzazione ex novo dell'impermeabilizzazione della stessa struttura e inoltre abbiamo appaltato i lavori per la messa in per la sistemazione soprattutto della parte della copertura del centro di uno per disabili Betfair in località Casale. Tante opere ancora sono state realizzate e come dicevo non siamo stati fermi nonostante la pandemia, nonostante il Covid, impegnati per la realizzazione del centro vaccinale della Libertà. Basta solo ricordare che a Bracigliano si sono vaccinati l'88% della popolazione e se consideriamo i bambini da 0 a 11 anni, tutta la popolazione è stata vaccinata e questo anche grazie al volontariato e non mi stanco mai di ringraziare quelle persone che hanno dato tutto il loro impegno a titolo gratuito per vaccinare la nostra popolazione e ancora oggi li ringrazio che il centro è riaperto e sta funzionando tutti i mercoledì dalle 15 alle 18.30 per la terza dose che al momento ha superato il 25% della popolazione e ovviamente dose per chi non l'hanno ancora fatto. Un grazie, ripeto, a tutti i medici, a tutti gli infermieri, a tutti i volontari, la Croce Rossa, il Forum dei Giovani, l'Associazione dei Carabinieri. Non ringrazio tutti, non lascio nessuno indietro, se dimentico qualche nome non me ne vogliate. Grazie ancora per il vostro impegno a sostegno della sicurezza della salute dei cittadini di Brescia. A questo dobbiamo dire che sono state realizzate, appaltate altri lavori che in questi giorni si stanno eseguendo. Mi riferisco alla realizzazione dell'asfalto di una serie di strade comunali, mi riferisco alla località Spinete dove è stata asfaltata la località Casesano, via Resistenza, mi riferisco alla strada Padre Sinforiano, alla località Santa Lucia, a via Garibaldi, via Verdi, ancora da realizzare in questi giorni via Enrico Toti, via Alessandro Manzoni,
Via del Paese e tante altre strade che sono interessate a questa opera che in questi giorni si sta realizzando. È stato realizzato l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno della casa comunale con la creazione di un ascensore che mette in collegamento tutti i piani della struttura, un ascensore per le persone diversamente abili e che mette in collegamento, come dicevi, i tre piani della casa comunale. Alla casa comunale bisogna ricordare che è stato chiesto e ottenuto il finanziamento per l'efficientamento energetico di questa struttura, per la progettazione, opera anche questa progettazione pronta e prossimamente sarà candidata per il finanziamento per la realizzazione. Sempre sul dissesto idrogeologico, ricordo la via che conduce a Fontanelle, una strada che da diverso tempo è stata interessata da dissesti e quindi sarà quanto prima candidato per il finanziamento, in quanto, come detto, anche qui abbiamo ottenuto la finanziamento per la progettazione esecutiva dell'opera. Quindi tante opere in corso, abbiamo iniziato la tanta attesa area PIP. Giorni fa abbiamo inaugurato la posa della prima pietra, subito dopo le feste di questi giorni saranno con grande rapidità per poter consegnare i lotti ai cittadini che hanno fatto richiesta e che in parte sono stati assegnati, che altri saranno assegnati quanto prima. Non va dimenticato un grande impegno profuso per stare vicino alle persone durante il periodo Covid, per quanto riguarda sempre il sostegno a quelle persone che avevano perso il lavoro e che sono in quanto riguarda un rimborso per l'acquisto di buono spesa. Abbiamo fatto già due bandi, uno attualmente è in corso, sono tre bandi già realizzati per i cittadini, nonché per quanto riguarda l'assegnazione dei fitti, sempre per fondi derivanti dal sostegno Covid. A questo dobbiamo dire che abbiamo anche ripreso un'attività socioculturale con diverse manifestazioni all'interno del Palazzo dei Simboli, di farlo e di farlo in sicurezza con il Green Pass e con tutte le precauzioni che potessero mettere in sicurezza i cittadini. Il 2021 è stato caratterizzato da un altro grande intervento per il bilancio comunale, per le casse del comune di Bracigliano. Tutti sappiamo che Bracigliano versava in una serie di contenziosi, una serie di debiti che si erano con 20 anni, 25 anni e grazie a questa amministrazione che ha posto in essere una politica di risanamento del bilancio, quest'anno abbiamo riconosciuto diversi debiti fuori bilancio in consiglio comunale e possiamo dire che al 90% oggi c'è più sicurezza, più stabilità per quanto riguarda le casse comunali. Ovviamente bisogna ancora la programmazione e sicuramente c'è un lavoro fatto che in futuro tutta la popolazione potrà usufruire. E a questo bisogna dire una cosa, che sicuramente aver pagato, aver posto in essere il pagamento di tutti questi debiti, se pensiamo che non parliamo di 100 euro, centinaia, 100.000 euro minimo all'anno per questi debiti, io invito la popolazione a riflettere quante opere si potevano realizzare nel sociale, quante luci
potevano essere messe per il paese, quanti altri interventi nel sociale che potevano realizzare. Quindi siamo stati costretti a ridurre queste spese per poter sopperire a debiti che venivano da lontano. E questo lo dobbiamo, grazie all'impegno di un'amministrazione attenta, della responsabilità dei consiglieri, degli assessori che si sono abbracciati la croce insieme al personale, assumendosi responsabilità non di poco conto per, far sì che queste sono solo una parte delle opere realizzate in quest'anno, ma sicuramente ci saranno altri video per parlare di tante altre cose realizzate in questi anni. È un resoconto per l'anno 2021, ma penso ci dovrà essere un resoconto della consiliatura Riscigno di questi 9 anni e mezzo circa. Sapete che il prossimo anno si andrà alle elezioni e è pure giusto che i cittadini sappiano cosa è stato realizzato per questo paese. Noi non vendiamo chiacchiere, non vendiamo cose non realizzabili. Noi in questi anni abbiamo dato risposte certe e concrete alla popolazione. Abbiamo lavorato con animo, con generosità, con impegno, con passione. Tempo della nostra vita solo ed esclusivamente per il bene comune. È giusto che sia così, visto che uno ha scelto di fare il sindaco e quindi non ci sono piancerie, non ci sono rancori. L'abbiamo fatto, l'ho fatto, lo rifarei di nuovo, perché so di aver lavorato solo ed esclusivamente nell'interesse della popolazione di Bracigliano. Quindi ci approssimiamo al 2022 con tante opere ancora da realizzare e da concretizzare per questo paese, però è giusto che ci lasciamo qui con gli auguri di buone feste ancora, di un buon anno, un buon 2022 e viva Bracigliano. Bracigliano è un popolo laborioso e sicuramente saprà riconoscere ciò che è stato realizzato per questo territorio, per il periodo che abbiamo trascorso, con le poche risorse a disposizione, con poco personale, basta solo pensare che siamo passati da 70 dipendenti a 20 dipendenti, quindi un grande lavoro stanno facendo anche le poche persone che sono rimaste a lavorare in questo comune. Quindi, cari amici, sicuramente gli auguri vengono da parte mia, da parte dell'intera amministrazione che ho l'onore di amministrare, di guidare, dai consiglieri comunali, tutti, dai dipendenti comunali, dagli assessori. Quindi, tutti insieme, questa famiglia augura al popolo di Bracigliano buon 2021. Auguri ancora. 2022, scusate.